Così miglioreremo. Noi siamo qui da 8 settimane, però avete ragione, è nostra responsabilità se quel maleducato si è denudato e si è buttato sul canal grande. Faremo in modo, quando lo troveremo, poi di chiedere a voi che punizione dovremmo dargli, perché voi sapete che le norme ci consentono forse di dargli la multa. A oggi ancora non sono permesse le punizioni corporali, però una bella pedata sul sedere, quello là se la meritava. Sì, no, no, ma Sulle voglio dire una cosa, polemiche, sindaco, scusi. rimetterei tutto insieme. No, scusi, no, mi faccia finire. No, no, faccia No, finire ma me, mi scusi, faccia dare perché una sennò è troppo precisazione, tendenziosa la sindaco, cosa. scusi. No, mi No, faccia ma dire a la lei. faccio No, voglio finire. dire una cosa. No, Devo voglio finire precisare io. una No, voglio cosa, finire io. sindaco. No, Sindaco, mi non mi scusi. piace molto. Ma ha Devo parlato prima precisare adesso una lei. Ma cosa. faccia parlare me Ma, anche un se, ma attimo. la faccio Almeno si parlare. il decoro con le Io voglio polemiche dire intende. semplicemente, Ma mi sindaco faccia dire, Brugnaro, faccia finire. me lo Perché non chiudete mi un fa attimo il finire? sindaco, Ma perché non mi scusate, fa finire? perché se Perché no non mi non riesco a fa finire? parlare. Io voglio spiegare al sindaco e a chi ci segue. Tutti i giorni il sindaco giustamente deve fare il suo lavoro e quindi forse non ha questa possibilità, che non abbiamo risparmiato nulla a Roma, a Napoli, a Firenze, a Milano e abbiamo fatto vedere anche quello che siamo Ma riusciti a cosa trovare a c'entra? Venezia, Ma non ma non c'entra è una niente, ma non copertina c'entra niente, contro non c'entra Venezia. niente, Tutti i non grandi c'entra comuni niente, hanno no, ma questi non c'entra, problemi, no, le ma città non c'entra d'arte, niente, sindaco. non c'entra Oh, niente, no, lo non volevo c'entra spiegare. niente, non c'entra niente. Lei ha fatto un'operazione, sì, ma ha spiegato niente perché ha messo insieme la mancanza di decoro, su cui lei avrebbe perfettamente ragione, l'ha Sì. messa insieme con la polemica del gender e ha banalizzato una cosa serissima. No, no, Perché non ho riguarda banalizzato. una origine di genere. No, lei ha banalizzato perché ha messo insieme due cose e non c'entrano No, nulla. io ho Sono due detto cose che è finito diverse, sui le ha messe giornali insieme. soprattutto per Quasi che queste io, questioni. quasi che io, quasi che io, quasi che io stessi occupandomi del genere e non mi occupo del decoro. No, lei si Questo è il occuperà suo di modo di tutto in comunicare. città, Io lo credo. rifiuto, lo rigetto. Cosa vuole che dica? Se mi fa parlare, lei sentirà anche le risposte. È che siete abituati a fare comunicazione solo voi, ha capito? Sì, Allora, non è se il nostro adesso parliamo caso, del va gender, bene. visto che le piace il nome Elton John. No, no, non va bene niente purtroppo, perché io sono in remoto, faccio anche fatica a seguirvi Sì. e non vedo la messa in onda, lo dico ai telespettatori, perché sono in ritardo di 5 minuti, capito? Per cui non riesco neanche a vedere cosa lei manda in onda. Si immagini un po' che tipo di svantaggio ho. Detto questo, lei ha messo insieme un tema assolutamente serio e fate bene a evidenziarlo. Di questo vi ringrazio. Solo per finire sul decoro, vi dico che 10 minuti fa abbiamo finito la conferenza stampa, che le arriverà sui telegiornali se lei sarà così onesto intellettualmente, mi darà spazio, non a me, ma alle notizie che ho appena dato. Abbiamo scoperto che negli ultimi 10 anni a Venezia, e nessuno ha detto niente, ci hanno tolto dalla legge speciale, cioè non ci hanno dato 1 miliardo 250 milioni. 1 miliardo 250 milioni di legge speciale perché noi viviamo sull'acqua. Questo per finire col decoro, ok? Se Sì. parliamo del gender, le dico, il tema del gender riguarda dei libretti dati alle maestre nelle classi, non nelle biblioteche che non sono state ritirate, nelle classi di bambini dell'asilo di 3 anni, dove si parla di due mamme o di due papà. Noi ci siamo permessi di ritirare quei libri che erano stati consegnati nelle classi senza il permesso dei genitori e senza sentire le commissioni deputate. Primo discorso. Secondo, con Elton John, la famosa polemica di Tolano, ha voluto in qualche modo, a parte le offese personali che, vabbè, rigetto e fanno capire il livello culturale della persona, ma questo è un altro discorso. Milton John. La cosa più grave è che si parla di utero in affitto e l'utero in affitto è un tema grosso e io sono contrario perché si va a prendere un bambino di una mamma che l'ha partorito dopo 9 mesi e lo si vuole comprare con un contratto e si compra un bambino. Questo è il tema per cui Elton John, il signor Elton John, si arrabbia tanto, Sì. cosa che ha fatto anche lui. E io sono contrario all'utero in affitto, Benissimo. capito? E c'è poco da mettere insieme con quello che nudo ha fatto Beh, il quindi il bagno. No, sono sindaco due cose scopre la diverse, molto politica, perché serie, lui fa il ha sindaco e deve capito? occuparsi del decoro, però come prima azione, e fa bene a Certo, scoprire la scopro la politica, politica, scopre certo. No, ma i infatti temi di genere, eccetera. quello che Quindi sta Brugnaro non aveva facendo la capito, politica. forse, che non E aveva capito forse anche per le dovrebbe anche invertire il suo difficoltà, programma, perché bravo, lui si è peraltro presentato il parlando contro la giornalista, politica. il Bisogna giornalismo non dare una è soluzione potere, il giornalismo è dialogante. denuncia. Sì, Sì, no, no, voglio sindaco, dialogare, questo è il punto. posso dire, sindaco, ma lei legittimamente, Non giustamente si sente niente, io non sento e questa non è niente, colpa sapete che mia, non sento spero niente, non c'entra niente, un che i casino. tecnici le È diano un colpa mia, ritorno sarà colpa migliore. mia. Dicevo, il sindaco Non è legittimamente normale. No, è che rivendica queste parlate tutti insieme, ho questioni. sentito Rizzo e poi ho sentito un'altra persona. Sì, no, adesso sto parlando io, sindaco. Dicevo, lei fa bene a rivendicare legittimamente queste questioni che per lei sono delle priorità. Io quello che cercavo di dire, senza Ma nessuna non per vena me, non solo per polemica, me. era
che forse sui giornali hanno avuto maggior risalto queste questioni che lei legittimamente portava avanti, piuttosto in affitto, che la situazione. Non sto dicendo che è secondaria, sindaco. Vabbè, non ci capiamo, è fondamentale, lo capisco. No, guardi, ci siamo capiti benissimo, perché io non faccio torto alla sua intelligenza. Lei ha capito benissimo e io ci credo. Io sostengo quello che ho appena detto. Benissimo, allora speriamo di poterla ospitare qui in studio prossimamente, così sarà più facile, come dire, diventerà un buon politico queste cose. Ce la può fare. Grazie Rizzo. Guardi che se lei mi dice che sono un buon politico solo perché difendo cause delle persone per bene delle famiglie, fa torto all'intelligenza degli italiani. Rizzo, la lei soluzione parla un po' troppo di intelligenza, più. Credo bisogna che abbia un problema con questo termine. Bisogna ascoltare le la persone. La vedo in difficoltà con questo termine. Deve definire tutti più o meno intelligenti. Devo andare in pubblicità. Questo è il tema.